La nuova legge sugli ecoreati che ha introdotto nel codice penale i delitti ambientali dall'entrata in vigore il 29 maggio 2015 fino al 31 gennaio 2016 ha prodotto 947 reati ambientali accertati tra delitti e reati contravvenzionali, 1.185 persone denunciate, 229 beni sequestrati per un valore complessivo di quasi 24 milioni di euro. Contestato in 118 casi il nuovo delitto di inquinamento e per 30 volte il disastro ambientale. Sono alcuni dati riportati dal direttore nazionale di Lega Ambiente Onlus, Stefano Ciafani, nel corso di un incontro all'OMG di Catanzaro dal titolo La legge 68 del 2015, i nuovi delitti ambientali nel codice penale, le ecomafie e gli ecocriminali, organizzato dal Centro Studi Forensi, Lega Ambiente Calabria e Fondazione OMG. Dati, spiega Ciaffani, che dimostrano l'efficacia di una legge per la quale Legambiente si è battuta sin dal 1994. Ora occorre maggiore informazione ai cittadini e formazione per i magistrati e le forze di polizia. Lei ha parlato anche di una formazione che occorre che ci sia, sulla quale insistere, a partire dai magistrati, ma alle forze dell'ordine, anche all'associazione, all'ARPACAL in questo caso per la Calabria. Sì, la legge approvata nel maggio 2015 fa cambiare la storia della lotta all'illegalità ambientale. Fino al maggio 2015 praticamente tutti i reati ambientali erano reati meno gravi del furto di una mela al supermercato. Abbiamo sempre utilizzato questa formula per dire che i reati ambientali erano considerati dei reati di serie B. Grazie a questa legge l'ambiente entra nel codice penale, commettere un reato ambientale è un reato da codice penale e sono previste le intercettazioni telefoniche ambientali, sono previsti gli arresti in flagranza, sono previste le rogatorie internazionali, i tempi di prescrizione si allungano, sono previste fino a 15 anni di reclusione nel caso di disastro ambientale. Allora, questa è una norma che finalmente dà gli strumenti giusti a quei magistrati e le forze di polizia che cercavano di contrastare con armi spuntate gli ecocriminali, gli ecomafiosi e le imprese disoneste. Oggi questi magistrati e forze dell'ordine hanno strumenti molto più efficaci, bisogna fare un'opera di formazione nei confronti di chi invece, visto che le leggi ambientali erano assolutamente inefficaci, non se ne occupavano di questioni ambientali. Quindi quei magistrati e forze di polizia che fino a un anno e mezzo fa non consideravano i reati ambientali perché erano reati di serie B, oggi devono sapere che sono reati di serie A, sono delitti da codice penale e quindi è fondamentale formare in magistratura, è necessario formare i rappresentanti delle forze di polizia e anche i tecnici ambientali che lavorano alle agenzie regionali di protezione ambiente come ARPACAL sugli strumenti molto potenti che sono previsti da questa norma per fermare l'illegalità ambientale. Non c'è dubbio che, come spesso capita, noi ascoltavamo spesso di disastri compiuti dalle ecomafie, no? Che continuano ad esserci purtroppo, però in realtà è una rete quella che si deve costruire, una formazione seria e anche un aspetto culturale per quanto riguarda tutti noi cittadini. Dunque, abbiamo intrapreso questa strada. Le ecomafie, quanto oggi possiamo dire di essere efficaci nel contrasto? Allora, le ecomafie iniziano questo lavoro e noi iniziamo la denuncia delle ecomafie nel 94, quando abbiamo iniziato a presentare i nostri rapporti annuali sulle ecomafie. Hanno iniziato questo lavoro nell'illegalità ambientale perché si guadagnava tanti soldi e non si rischiava nulla. Il ciclo illegale dei rifiuti, il ciclo illegale del cemento, il racket degli animali, quindi le discariche abusive, le cave illegali, l'inquinamento dei fiumi, lo smaltimento in mare di rifiuti pericolosi attraverso le navi. Tutto questo è stato possibile perché a fronte di rischi inesistenti si guadagnavano tanti soldi. Le ecomafie hanno cambiato negli anni la loro attività, hanno continuato a lavorare sul settore ambientale che fa fruttare quasi 20 miliardi di euro di business illegale ogni anno alle organizzazioni ecomafiose. Oggi fortunatamente magistrati e forze di polizia possono utilizzare degli strumenti di contrasto molto più efficaci e quindi le ecomafie potranno anche continuare a lavorare in questo settore, ma oggi è possibile contrastarli in maniera molto più evidente, insomma sono previste delle aggravanti pesanti, sono previste delle confische dei beni come nel caso dei mafiosi anche per gli inquinatori, insomma i tempi di prescrizione dei processi si raddoppiano.
e quindi finalmente vedremo dei processi ambientali che non finiranno perché il reato è prescritto, ma finiranno perché arriveranno in Cassazione. Insomma, a giugno del 2017 presenteremo un nuovo rapporto sulle ecomafie, vedremo nel 2016 che cosa è successo con l'applicazione della legge. Nel 2016, con i dati 2015, avevamo già notato una piccola inversione di tendenza sul numero delle infrazioni accertate, sul numero dei sequestri effettuati, sul numero delle denunce presentate. Speriamo che questo trend di diminuzione continui anche nell'anno 2016. Senta, per concludere, io l'ho seguita e lei è stato davvero esaustivo, ha dato un'immagine appunto della legge sugli ecoreati chiara, partendo dalle ecomafie, la formazione degli addetti ai lavori, ma poi ci sono anche le imprese, le responsabilità delle imprese. Anche per quanto riguarda questo aspetto, direi che sono stati compiuti dei passi in avanti. Sì, in questi 21 anni, dal 94 quando iniziamo il lavoro, al 2015 quando la legge viene approvata, una parte delle imprese è sempre stata al nostro fianco. Quelle imprese che rispettavano la legge e che subivano la concorrenza sleale invece delle imprese che invece scaricavano sull'ambiente rifiuti, reflui liquidi o emissioni in atmosfera che appunto i cui costi ambientali venivano pagati dai cittadini. In questi 21 anni, alla fine di questo lungo percorso, queste aziende sono diventate nostre alleate e nonostante l'ostracismo di Confindustria che c'è stato in tutti questi 21 anni, 5 associazioni di categoria sono state al nostro fianco per chiedere al Parlamento di approvare la legge, per fermare non solo gli ecocriminali, per fermare non solo le ecomafie, ma per fermare anche la concorrenza sleale e per premiare le imprese virtuose. Insomma, la maggiore consapevolezza è entrata anche nel mondo delle imprese e questo ha aiutato ad arrivare all'approvazione della legge. Numerose le presenze istituzionali, tra gli altri il prefetto Luisa Latella, il questore Amalia Di Ruocco, il presidente della fondazione UMG Arturo Puglia, il procuratore della Repubblica di Cosenza Mario Spagnuolo. La formazione deve essere intanto degli operatori ecologici, forze dell'ordine specializzate, strutture pubbliche come l'ARPACAL e soprattutto la vera forza sono i cittadini. I cittadini i quali si rendono conto delle problematiche dell'ambiente in cui vivono e che poi le riflettono su quelle che sono le istituzioni. In questo contesto è la legge stessa che lo dice, la precauzione è fondamentale. La repressione è un momento finale che dovrebbe essere riservato a poche situazioni. Prevenire in questo caso veramente è assolutamente fondamentale. Chi lucra soprattutto per quanto attiene all'ambiente sono le mafie. Dall'inizio, diciamo, dalla partenza di questa nuova legge che prevede 5 punti, tra l'altro si è fatto qualche passo in avanti, si riesce a contrastare questo fenomeno drammatico, direi? Ma i processi ci sono, però vorrei dire questo, indubbiamente i gruppi di criminalità organizzata laddove c'è da guadagnare illecitamente sono sempre presenti, però attenzione, ciò che alla fine finisce per essere anche rilevante è il comportamento anche del singolo cittadino che viola le leggi elementari di precauzione, quindi voglio dire non diventi un alibi addossare ad altri le proprie responsabilità. E dunque? E dunque niente, noi lavoriamo, il nostro compito è quello di reprimere i reati, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, in alcuni casi ci riusciamo, in altri casi purtroppo no, speriamo di essere un ingranaggio che funziona all'interno di un ingranaggio ancora più complessivo che funzioni meglio di noi. Ma qualche passo in avanti è stato fatto? Assolutamente sì, procedimenti penali importanti sono stati fatti. Quello che io noto è che la coscienza ambientalista è oggi 100 anni luce avanti rispetto a quello che era anche 10-15 anni fa. La consapevolezza dei cittadini del gruppo sociale è della assoluta esigenza di tramandare ai nostri figli un territorio, un ambiente che sia almeno quello in cui noi abbiamo vissuto, secondo me è un dato assolutamente fondamentale. Grazie. Si è parlato della importanza che ha la formazione, ma anche la divulgazione, forse questo è il motivo per il quale si stanno organizzando diversi incontri per attirare l'attenzione di studenti di scuole e università.
Ma proprio per questo a livello nazionale con il direttore Stefano Ciafani abbiamo promosso questo tour proprio per dire quali sono le novità di questa legge, che finalmente la parola ambiente entra nel codice penale. Stamattina siamo stati in una scuola della vostra città, all'ITAS Michirri, oggi pomeriggio siamo a Chimirri, oggi siamo all'Università di Catanzaro, domani saremo a Petilia Policastro in un liceo scientifico a parlare di legge sugli ecoreati, ma anche di raccolta differenziata e di quello che comporta anche nell'ambito del ciclo delle illegalità diffuse che c'è in questo settore. Lo abbiamo fatto con il procuratore di Cosenza, il dottore Spagnuolo, che ha dato un contributo importante alla lotta ai criminali ambientali, lo ha fatto nel Vibonese, ci ha raccontato della vicenda della frana di Maierato, lo sta facendo adesso nella procura di Cosenza, dove sta aggredendo anche nell'entroterra quella che è la mala depurazione nella nostra regione. Quale, dal suo punto di vista, quale potrebbe essere un passo ulteriore che occorre fare per portare la legge sugli ecoreati ad essere condivisa da tutti? Perché di una rete si tratta poi, no? Siamo tutti coinvolti in realtà, cittadini, istituzioni, magistratura, forze dell'ordine. Quello della legge sugli ecoreati aiuta i magistrati e le forze dell'ordine a contrastare chi inquina l'ambiente. E noi come cittadini, come associazioni, come società civile dobbiamo cercare di promuovere azioni di prevenzione, di diffusione della cultura della legalità e anche di difesa del territorio, perché il territorio noi lo abbiamo ereditato, non dobbiamo essere egoisti ma abbiamo bisogno di grande altruismo per restituire alle generazioni future un territorio che sia non depredato, non consumato illegalmente e non con sotterramento di rifiuti tossici e inquinanti. Quindi dopo di noi non è che c'è il diluvio, ma c'è una generazione che deve continuare a sopravvivere in un territorio, in un pianeta che è limitato, con risorse anch'esse limitate. Senta, per concludere, il fallimento, diciamo così, del referendum contro le trivellazioni ha significato in un certo qual modo un impasse da questo punto di vista? Ma certamente hanno rappresentato una battuta d'arresto rispetto a quella che è la battaglia delle associazioni ambientaliste, dei cittadini che si sono battuti sul referendum, non è stato raggiunto il quorum, ma è stata comunque una campagna importante di partecipazione senza i partiti, e per dire però che c'è un altro modo di produrre energia che non è solo quello delle fonti fossili. Nella nostra regione abbiamo tantissimi impianti eolici, abbiamo il sole, abbiamo impianti solari, abbiamo tutto quello che ci serve, anche perché anche a livello di produzione di energia elettrica noi produciamo più di quello che consumiamo. Certo che i nostri mari dagli effetti delle trivellazioni potranno solo avere dei danni, ma non solo all'ecosistema ma anche all'economia legata al mondo della pesca. Crotone, abbiamo visto quello che sta succedendo con le piattaforme, non è che in quell'area, nella città di Crotone, hanno portato benessere il fatto che ci siano le royalty. L'esempio è la Basilicata nella Val d'Agri, che nonostante Eni sia lì con i propri giacimenti, dalle royalty ai comuni, ma quei comuni soffrono e vivono lo stesso spopolamento che vive ad esempio la Calabria. Quindi non è una risorsa, anzi è un danno. Una delle compagnie che è stata autorizzata anche con le attività di prospezione in mare, con la tecnica dell'air gun in California, dove è la sede di questa multinazionale, praticamente questa tecnica è vietata. Nel nostro paese invece viene a farlo. Abbiamo parlato nel corso delle diverse interviste di questa rete costituita dai diversi attori, no? Che dovrebbero percorrere questa strada di salvaguardia dell'ambiente e dunque contrastare le cattive pratiche attraverso questa nuova legge. La sua azienda è stata premiata perché? Perché appunto svolge delle buone pratiche. La mia azienda è un'azienda agricola a vocazione castanicola. Abbiamo recuperato dei prodotti ormai in disuso nella nostra regione. Grazie ai fondi del PSR e a una tesi di laurea sono riuscito a realizzare un'azienda che trasforma queste castagne, che sono un prodotto altamente deperibile, in un prodotto a lunga conservazione, quindi rendere efficiente la mia azienda e poter garantire il mio prodotto
per tutto l'anno e non solo per brevi periodi come la stagionalità di questi prodotti. E lì sta l'innovazione, in quanto un processo di sterilizzazione permette a questi prodotti di essere duraturi nel tempo e di poter stare sul mercato per tutto l'anno e quindi avere un'offerta di prodotti per i nostri consumatori sempre disponibile e di ottima qualità, perché appunto il settore castanicolo è un settore in cui l'intervento dell'uomo, fortunatamente, come lei prima diceva, le brutte pratiche sono state poche, in quanto è un prodotto altamente legato alla natura, al bosco, al sottobosco, quindi è più facile per noi operatori poter recuperare questi prodotti perché l'uomo è intervenuto poco e quando l'ha fatto, ha fatto pochi danni. È già una grande cosa questa. Indirizzo ambientale, ovviamente. Voglio ricordarlo perché mi piace ricordarlo a voi. Non c'è dubbio che nell'ambito di questo incontro abbiamo assistito alla presenza e agli interventi delle autorità tutte, dunque quella dell'ambiente è una tematica che riguarda ovviamente tutti noi e tutti noi sembra che si stia sempre di più attenti. Sì, e noi siamo stati molto soddisfatti. Stamattina abbiamo fatto questo incontro al Grimaldi con i ragazzi dell'indirizzo ambientale. Stefano è stato molto bravo, ha parlato con loro, loro sono stati molto attenti e interattivi. La legge sui colorati è sicuramente una cosa attuale a tutti gli effetti. Stasera abbiamo fatto questo seminario di studi insieme con le massime autorità politiche, c'era politiche istituzionali, diciamo, perché politiche non c'era nessuno. L'istituzione presente era il prefetto, il questore, il procuratore della Repubblica di Cosenza, il presidente della Coldiretti, il presidente della Fondazione Magna Grecia. Abbiamo fatto una rete di persone che sono sensibili e interessate a quella che è la salvaguardia del territorio. Una salvaguardia del territorio che deve essere una salvaguardia del territorio coerente col mondo moderno e soprattutto molto professionale. Non aboriamo, diciamo, si potrebbe dire, quello che è lo scandalismo, verso invece un ambientalismo scientifico che porti i fatti concreti. Un fatto concreto è la nuova legge sui ecoreati. Cosa succede con questa nuova legge? Che finalmente si dà la possibilità a quelli che lavorano correttamente di continuare a lavorare correttamente. Gli ecofurbi sono fregati, non possono più farlo, saranno penalizzati a tutti gli effetti, non soltanto dal punto di vista amministrativo o sanzionatorio come la prima, ma dal punto di vista penale, diventa reato penale. Finalmente si toglie questa cosa anacronistica che era unica in Italia, che è il reato di serie B, che non poteva essere penalizzato, non c'era la condanna, comportamento individuale, che poteva essere comunque sotteso, che comunque l'industria, la grossa industria, la piccola industria, l'industria cattiva poteva anche comportarsi o non comportarsi correttamente, perché tanto era un reato minimo, adesso diventa un reato importante. Prescrizione, poi ovviamente le grandi aziende riuscivano insomma a superare la difficoltà. Le esempi ce ne abbiamo tantissimi, adesso la prescrizione è di 30 anni, non è più di 5, adesso bisogna stare attenti perché, e devono stare attenti tutti, soprattutto gli ecofurbi, perché non c'è più trippa per gatti. È vero. E guardi, per concludere mi fa piacere, anzi direi che in questo caso mi farebbe piacere che di questi incontri se ne facessero più di uno durante l'anno, perché è importante che ci sia la conoscenza dei più giovani, meno giovani, delle associazioni. È stato ribadito anche nell'ambito di questo incontro, no? Per quanto riguarda gli attori che devono contrastare, certo. In primis diciamo dalla magistratura, le forze dell'ordine, forse anche associazionistiche e le ARP. La cosa importante che noi abbiamo realizzato prima volta in Calabria e una delle poche in Italia è che abbiamo unito una professionalità che è quella dell'avvocato, quindi una professionalità finita con crediti ECM grazie alla collaborazione col Centro Sforense. Accanto a questo c'erano gli studenti della facoltà di giurisprudenza, io la chiamo ancora facoltà di giurisprudenza, grazie alla sensibilità del professore Ventura, perché queste tematiche sono attuali ma soprattutto devono essere professionalizzate. Non si può andare allo sbaraglio, bisogna conoscere i fatti e conoscere la norma come realmente.